Vedo se sta partendo la registrazione. Tu vedi un pallino? Vedi qualcosa? Arrivato adesso, sì, in alto a sinistra. Ah, è a sinistra, sì. Posso partire? Prego, sì. Buongiorno, io sono Stefano Cresta. Io sono Pierpaolo Zanchetta. Io sono Rachele Biras. Sono Davide Morea. Sono Cinzia Campigotto. Io sono Francesco Cancellieri, sono il presidente del Centro della Scuola Messina. Sono architetto e sono coordinatore dell'attività della regione. Partecipato al progetto come esperto esterno. Ho accompagnato i partecipanti, gli amici dell'ISPRA, al Monte Ortobene, che è un po' l'anima anche dei nuoresi. Il progetto è passato nella nostra regione come prima fase, proprio perché si è proprio iniziati da Tarvisio, quindi dal punto più a nord-est della regione, per poi scendere in tutto il territorio. Abbiamo accolto i ciclisti, un po' l'equipe che stava viaggiando, e poi loro si sono presentati nel cortile della nostra scuola. I nostri bambini in realtà hanno dimostrato molta curiosità rispetto a questa iniziativa un po' nuova per loro. C'erano i rappresentanti di ISPRA che hanno raccontato l'importanza della vegetazione, della macchia mediterranea, il valore naturalistico dell'aria. Noi cerchiamo di invogliare le persone a occuparsi di ambiente, capire quali sono le problematiche esistenti e promuovere anche tutta una serie di iniziative che noi facciamo durante l'anno. Oltre alle manifestazioni, ciclopasseggiate, bimbi in bici che svolgiamo ogni anno. Facciamo educazione ambientale sia quella classica con le scolaresche, ma dobbiamo salire di livello e fare educazione ambientale anche con il cosiddetto pubblico adulto. E voi siete stati di grande aiuto. Il tema è subito apparso molto interessante, perché questa idea di connettere i siti Natura 2000 attraverso la bicicletta, attraverso la rete ciclabile, ha fatto sì che gli amministratori si mettessero in gioco e decidessero di provare a trovarsi intorno a un tavolo e a decidere insieme come promuovere il territorio sul tema della ciclabilità. Io ritengo che la bicicletta sia un mezzo eccezionale, ecosostenibile, e il futuro della fruizione dei nostri territori. Noi pensiamo spesso alla Sicilia esclusivamente sotto il profilo del mare, quindi delle coste, di quello che riferimento, ma proprio il progetto di ISPRA è riuscito a valorizzare quello che è l'interno della Sicilia, che è fatto anche di tanti paesi piccoli, arroccati. Io credo che da un punto di vista anche economico sia fondamentale un connubio tra impresa e privato, e credo che la natura, l'ecosistema possa essere un vantaggio competitivo importante per il nostro territorio, possa essere una leva per lo sviluppo. Il primo passo è senz'altro questo, quello di sviluppare consapevolezza. Il secondo è quello di sviluppare progettualità. Avere consapevolezza del territorio vuol dire conoscerlo, e vuol dire proteggerlo, vuol dire promuoverlo. Dobbiamo ricordarci che noi siamo ospiti su questo pianeta e dobbiamo rispettare ogni essere vivente, perché in natura tutto ha un ruolo. Tornare un po' alla sinergia dell'uomo e della natura, che sarebbe bello che si potesse ponderare quello che è tutto lo sviluppo economico che ci deve essere, ma con il rispetto, perché insomma la terra è una ed è quella che dobbiamo lasciare ai nostri figli. Ritengo che ne valga la pena, anche perché abbiamo delle potenzialità inespresse. Mi auguro che tutti possano cogliere il lato positivo di questa fantastica iniziativa. Aspettiamo di avere SICQ SIC 2.